Benvenuti nel canale televisivo sportivo. Oggi con le ultime notizie come: il calciomercato delle squadre di Serie A ha visto colpi molto importanti, ma ce ne sono altri in arrivo. I club si stanno muovendo bene in vista della nuova stagione e non sono da escludere altri colpi di grande livello. Ecco chi sta per arrivare in Italia. Calciomercato, futuro in Serie A, accordo con il Tottenham. La Serie A è tra i campionati più attivi sul calciomercato. Le società si stanno muovendo molto bene con i colpi in entrata, ma le sorprese, per i tifosi, non sono terminate. Presto altri nomi importanti raggiungeranno il campionato italiano. Così come non sono da escludere addi di grande spessore e nei prossimi giorni potrebbero esserci notizie ufficiali su colpi nuovi in Serie A. Il calciomercato di Serie A è fatto anche di ritorni inaspettati e dei colpi impensabili fino a qualche settimana fa. Antonio Conte al Tottenham sta facendo piazza pulita dei calciatori che per lui non sono utili. In Serie A stanno arrivando colpi di spessore assoluto, utili anche per far bene in Europa. Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli ha chiuso l'affare Tanguy Ndombele del Tottenham. Il centrocampista del Tottenham, dopo il prestito al Lione, è tornato con gli Spurs, ma Conte non lo ha promosso. Il calciomercato del Napoli continua con il colpaccio Tanguy Ndombele. Il centrocampista francese era stato seguito a lungo dalle big di Serie A, ma è il Napoli ad aver chiuso il colpo del Tottenham. L'addio di Fabian Ruiz, ormai ad un passo dal PSG, ha permesso a Cristiano Giuntoli di muovere passi in avanti per portare il francese in azzurro. Il Tottenham ha fatto fuori Tanguy Ndombele anche dalla tournée estiva e il Napoli ne ha approfittato. Secondo quanto riferito da Sky Sport, domani mattina ci saranno le visite mediche di Ndombele con il Napoli a Villa Stewart. L'accordo tra Napoli e Tottenham è totale e chiuso. Il calciatore francese, in azzurro, guadagnerà circa 2,5 milioni di euro netti a stagione, con grande contributo degli Spurs per l'altra parte dell'autoingaggio. Ndombele al Napoli, le cifre dell'affare. Ndombele è pronto a vestire la maglia del Napoli. L'operazione si chiude in prestito oneroso per 1 milione di euro, diritto di riscatto fissato a 30. Nella giornata di domani sosterrà le visite mediche e poi si dirigerà a Castel Volturno per iniziare ad allenarsi con il gruppo di Spalletti. Da valutare, ovviamente, la convocazione per il Monza. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.